Andriola, vi terrò compagnia per questo webinar. Oggi, diciamo, con questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio si conclude un'intensa settimana dell'amministrazione aperta. Abbiamo iniziato lunedì scorso con una, diciamo, intensa carrellata di webinar sugli argomenti che ci sono cari, gli argomenti che trattiamo da un po' di tempo, gli argomenti legati al governo aperto, la trasparenza, la partecipazione, l'accountability, la collaborazione tra enti diversi. Abbiamo cercato di, come dire, indagare questi temi con l'aiuto di una serie di relatori che si sono avvicendati giorno dopo giorno durante tutta la settimana, quindi abbiamo avuto credo quasi una decina di webinar per quello che riguarda quelli promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione col Formez, mentre come immagino vi sia capitato di guardare sul sito dell'Open Government nazionale, open.gov.it, il sito a cui fa riferimento oggi Italia, abbiamo avuto modo di collezionare, di dare visibilità a tutte le altre iniziative proposte dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. È una, diciamo una chiamata, se volete, una sorta di call to action rivolta a tutti gli enti pubblici che di volta in volta, anno dopo anno, in realtà siamo alla quinta edizione della settimana dell'amministrazione aperta, che anno dopo anno, come dire, hanno voluto dare il loro contributo, hanno voluto partecipare, hanno voluto discutere insieme a altre amministrazioni, insieme a utenti, società civile, imprese, altre pubbliche amministrazioni, dei temi del governo aperto. È stato particolarmente interessante quest'anno proprio perché, a mio avviso, la settimana di amministrazione aperta diventa un po' una cartina di tornasole su come possa funzionare l'open government. Si vedono enti diversi, con mission istituzionale molto diversa tra di loro, con livelli amministrativi molto diversi tra di loro, che collaborano, che convergono sui temi dell'open government e declinano a seconda di quelle che sono le proprie contingenze, le proprie priorità, quindi ci aiuta molto, ci lascia, ne chiacchieravamo prima dell'inizio di questi webinar, diciamo, lascia ben sperare, anche perché è un momento quantomeno particolare, certamente inedito, veniamo da un anno di pandemia, abbiamo degli obiettivi ambiziosi che sono quelli, non, sono quelli della pubblica amministrazione che in questo momento vengono rilanciati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Quindi è un momento particolare e probabilmente un ottimo momento per parlare di governo aperto. Io mi avvio verso l'inizio di questo webinar. E parto raccontandovi del webinar di oggi. Oggi parliamo della dimensione locale del governo aperto, nel senso che nel corso degli ultimi webinar, quantomeno di questa settimana, abbiamo avuto modo di raccontare a livello centrale, cioè le pubbliche amministrazioni centrali. Oggi abbiamo pensato di concludere con un focus su come questo tema appunto viene declinato da tre pubbliche amministrazioni che a loro modo hanno fatto proprio il principio del governo aperto e l'hanno appunto diciamo contestualizzato e messo a terra, nel senso, come si suole dire, boots on the ground, nel senso hanno realmente messo l'open government al centro delle proprie politiche, al centro delle proprie iniziative. Quindi avremo modo di ascoltare l'introduzione di Sauro Angeletti, del responsabile di OGP per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente dovremmo riuscire, uso il condizionale perché non lo vedo ancora in aula, però nel caso lo riprendiamo dopo, il dottor Antonio Ledonne del Comune di Palermo. Il Comune di Palermo è un pioniere in questo caso, come dice lo stesso intervento del dottor Ledonne, nel senso che è il primo comune italiano che partecipa direttamente a Open Government Partnership attraverso un'iniziativa di Open Government Partnership che appunto si chiama Open Goal Local. Certamente lui avrà modo di raccontarvelo per bene. Successivamente possiamo ascoltare Lorenzo Lipparini del Comune di Milano, ci racconta quello che il Comune di Milano, diciamo, avanguardia di livello comunale su questi temi, ha portato avanti le politiche che Lorenzo e tutto lo staff del Comune di Milano hanno portato avanti nell'ultimo periodo. Infine concludiamo questo webinar con Sabrina Franceschini della Regione Emilia-Romagna, che da tempo si occupa di Open Government in vari modi. Se avete avuto modo di seguire in passato i nostri webinar su DatiGov e sull'Open Data, certamente avrete avuto modo di vedere i colleghi di Sabrina che ci hanno raccontato quello
quello che la regione sta facendo sul tema dei dati aperti, mentre oggi con l'aiuto di Sabrina Franceschini proviamo a focalizzarci un po' di più sul tema della partecipazione e sulla coprogettazione della partecipazione. Peraltro approfitto per ricordare che è anche uno degli assi su cui verrà portato avanti il progetto Open Government di cui ci occupiamo, che in qualche maniera fa da cappello anche a questa settimana dell'amministrazione aperta. Alcune note tecniche, la chat che avete usato finora per darvi il buongiorno e buon pomeriggio, e io ne approfitto per ricambiare, è libera, è aperta a tutti, quindi non esitate a porre domande ai nostri relatori, saremo certamente felici di poterle riproporre e rigirare. Diciamo, parliamo di open government e di partecipazione, quindi ci piace immaginare questi webinar come un momento di dialogo, di scambio, e quindi non esitate a porre domande, certamente le collezioneremo noi dello staff, le riproporremo ai nostri relatori a conclusione dei loro interventi. Piccola nota tecnica, come al solito, come da tradizione per tutti gli eventi che si svolgono sulla piattaforma Eventi PA, la registrazione e le slide saranno rese disponibili di qui a un po', mi auguro entro questo pomeriggio, nella peggiore delle ipotesi in serata. Abbracciamo certamente il principio del aperto, e quindi quello che, tutto quello che cerchiamo, cioè cerchiamo di rendere in open access tutto quello che realizziamo attraverso queste iniziative. Credo di avervi raccontato più o meno tutto. Come da tradizione, tutto quello che vi arriverà, quindi la registrazione, le slide, le trovate sulla pagina Eventi PA da cui vi siete iscritti a questo evento. Quindi io direi che il mio inizio, voi siete nel frattempo siete aumentati come partecipanti. Ci fa molto piacere e passerei la palla al dottor Sauro Angeletti per l'introduzione, per una contestualizzazione di questo webinar. Vedo il suo. Perfetto, allora spengo il mio microfono, spengo anche la webcam. A lei, dottor Angeletti. Grazie, grazie mille per questa introduzione. Buongiorno a tutti e bentrovati in questo ora pomeridiana di approfondimento attorno al tema dell'Open Gov, dell'amministrazione aperta e in particolare delle esperienze di governo aperto fatte dalle amministrazioni regionali e locali. Già sono stati diciamo, sottolineati alcuni aspetti molto importanti di inquadramento di questa iniziativa. Che non ripeto, che si colloca nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, ma è molto importante, secondo me, chiudere la settimana parlando di iniziative, di esperienze locali per una serie di considerazioni che adesso vado sinteticamente ad elencare, perché queste considerazioni mi permettono anche di sottolineare, diciamo, l'importanza, ove ce ne fosse bisogno, del tema dell'amministrazione aperta, della partecipazione e della trasparenza riservato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e prima ancora ovviamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, e secondo poi per contestualizzare, diciamo, l'obiettivo e lo spirito col quale vogliamo promuovere questa politica pubblica che ovviamente va da sé, come tutte le altre politiche pubbliche curate dal Dipartimento, ma soprattutto questa politica la intendiamo come una politica partecipata e che coinvolge tutte le istituzioni e i soggetti della società civile per quanto possibile. Perché è importante parlare della dimensione locale dell'amministrazione aperta? Per una serie di motivazioni, l'elenco sarebbe molto, molto lungo e molto articolato. Io mi limito, come promesso, alla sintesi e secondo me è importante parlare di dimensione locale dell'amministrazione aperta, intanto perché locale non significa periferico e marginale, il locale non è contrapposto ad un approccio diciamo centralistico che noi non vogliamo avere e che non si addice alle politiche pubbliche trasversali di capacitazione amministrativa. Il contesto locale è infatti il contesto in cui la partecipazione, se vogliamo, può esprimersi con maggior successo e con maggior efficacia, ma anche in modo più visibile e tangibile. La trasparenza, la partecipazione e l'ascolto sono una parte integrante, una componente dei servizi che le amministrazioni pubbliche erogano, non sono una
un'appendice o un esercizio, diciamo, collaterale rispetto allo svolgimento della missione istituzionale delle nostre amministrazioni pubbliche. E allora, laddove c'è il maggior contatto, un contatto maggiore con l'utenza, laddove le amministrazioni erogano direttamente servizi per il soddisfacimento di bisogni espressi dalla collettività, questa esigenza di trasparenza, di partecipazione e di apertura ovviamente è maggiormente sentita ed è un'esigenza che rappresenta una palestra importante di collaborazione. Guardare alle esperienze di open government locale è inoltre importante perché è possibile apprezzare come il tema di cui ci stiamo occupando, che sintetizziamo con l'espressione omnicomprensiva di amministrazione aperta, trovi una personale declinazione in una serie molteplice e variegata di iniziative. Ed ogni amministrazione, lo vedremo nelle esperienze che ci verranno presentate, ogni amministrazione, in base alle sue caratteristiche istituzionali, ma anche alle caratteristiche di maturità in termini di competenze e di politiche, declina il tema dell'amministrazione aperta individuando delle specifiche priorità. Terza motivazione, tra le tante, dell'importanza dell'amministrazione aperta declinato a livello locale, perché l'amministrazione aperta abilita, attiva e rende consapevole, i cittadini, le imprese e più in generale i portatori di interesse rispetto all'attività dell'amministrazione pubblica. È sì una modalità di miglioramento dei servizi, ma al tempo stesso è una modalità fondamentale di miglioramento delle istituzioni che erogano questi servizi. È un processo, anche per le amministrazioni di apprendimento che è fondamentale, laddove ce ne siano ancora, la necessità, è fondamentale per uscire da un approccio, che rischia altrimenti di essere autoreferenziale. Quarta ed ultima motivazione del mio elenco sulla importanza delle esperienze delle amministrazioni regionali e locali. Perché una politica pubblica trasversale e multilivello come quella dell'Open Gov, dell'amministrazione aperta, è tanto più forte quanto più diffusa e riguarda un numero elevato di amministrazioni pubbliche. Con riferimento a questa politica c'è un tema sicuramente di strumenti, c'è un tema di competenze professionali, c'è un tema di commitment politico, ma c'è anche un tema di cultura, alla partecipazione e all'apertura sia per le amministrazioni pubbliche e sia per le collettività di riferimento delle nostre amministrazioni. È una politica che arricchisce il suo carnet di esperienze regionali e locali, è una politica che dà maggiori frutti, che attecchisce più facilmente e che passa dalla teoria alla pratica. Per questo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha una grande attenzione alle esperienze regionali e locali, perché, e lo abbiamo reso evidente con gli strumenti che abbiamo adottato, perché il Dipartimento ha necessità e ha la voglia di promuovere un network di collaborazione interistituzionale. Anche e soprattutto su questa politica, come dimostrato anche dal quarto piano OGP che noi abbiamo redatto qualche tempo fa. Ecco, siamo alla vigilia dell'attualizzazione del piano e dell'individuazione di nuove priorità su cui lavorare dal punto di vista del consolidamento dell'amministrazione aperta. Guardare alle esperienze della società civile senz'altro e dagli input, ma anche delle amministrazioni regionali e locali è per noi fondamentale. In secondo luogo perché il Dipartimento presidia una politica di rafforzamento della capacità amministrativa a livello complessivo, a livello strutturale in tutte le amministrazioni. E allora i casi di cui parliamo oggi pomeriggio, le esperienze di cui parliamo oggi pomeriggio sono esperienze di approcci metodologici, sviluppo di competenze professionali, soluzioni applicative
tagliate su specifiche esigenze, che dal nostro punto di vista rappresentano delle buone pratiche che possono, anzi debbono, essere messe a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche nella logica, secondo una logica di riuso, per rafforzare, consolidare o attivare queste politiche anche in amministrazioni diciamo che fino ad oggi non hanno avuto la fortuna di cimentarsi con maggiore, con un'adeguata diciamo continuità e significatività. E in questa prospettiva, e finisco, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato una serie di strumenti. Uno di questi è l'avvio di un progetto sull'open government che realizziamo in collaborazione con Forma SPA, un progetto molto significativo e molto ambizioso per i suoi obiettivi, finanziato a valere sul Open Governance, che ha una parte di azioni dedicate proprio al sostegno e allo sviluppo di esperienze di amministrazione aperta, di partecipazione, di rafforzamento delle politiche di trasparenza proprio presso le amministrazioni regionali e locali, nella logica, diciamo, di una disseminazione diffusa di capitale di competenze amministrative di cui vi parlavo. E per realizzare questa politica non partiamo ovviamente da zero, e lo dimostrano le esperienze di cui parliamo oggi pomeriggio. Io introduco la prima, che è quella del comune di Palermo, che viene rappresentata dal segretario generale Dottor Ledonne, che ringrazio insieme agli altri colleghi, agli altri rappresentanti delle altre amministrazioni coinvolte. Quella del Comune di Palermo in particolare si tratta dell'unica amministrazione locale italiana selezionata dal programma OGP Local. Il Comune di Palermo sta attualmente lavorando alla redazione del piano d'azione locale, che prevede di pubblicare, credo, entro l'estate. Inutile che io parli del Comune di Palermo quando abbiamo la possibilità di ascoltare quello che ha fatto il Comune dal segretario generale, che ringrazio e al quale do la parola. Prego, dottor Ledonne. Sì, salve a tutti. Non so se riuscite a vedermi. Ho dovuto trovare una postazione, diciamo così, comoda ma di fortuna, perché mi trovo in transito. Bene, innanzitutto grazie a tutti per questa opportunità, di ascoltare esperienze, di governo aperto anche a livello, locale. Non perdo tempo perché il tempo è sicuramente poco e, abbiamo la necessità di ascoltare tutti gli interventi. Parto subito dicendo che ci siamo ritrovati in un periodo di agosto nel 2020, esattamente il 14 di agosto, che era il giorno entro il quale scadeva il termine per presentare delle candidature ad Open Government Partnership Local, che appunto, detto più brevemente, OGP Local, che è un'esperienza che ora vi racconterò, che diciamo è partita come un'avventura. Già per noi italiani presentare le domande il 14 di agosto entro la mezzanotte prima, cioè del Ferragosto, è già un'avventura da questo punto di vista, ma è un'avventura molto interessante perché si parla di promozione della trasparenza, partecipazione democratica e lotta alla corruzione, non però dal punto di vista di una istituzione che fa tutto da sé, ma attraverso il coinvolgimento delle associazioni della società civile, della stampa, degli esponenti del settore privato, ma anche di singoli cittadini. In sostanza, la frazione qualificata della società civile che entra dentro i meccanismi della pubblica amministrazione e lì.
Forse c'è qualche problema con il collegamento del dottor Ledon. Temo. Allora, io vi devo confessare che ho sentito il dottor Ledone proprio un istante prima che iniziasse il suo intervento via telefono e credo lui sia in qualche modo in movimento. Non so bene se è in aeroporto, quindi forse ha trovato un wifi di fortuna oppure si stava connettendo al cellulare e forse c'è stato qualche problema sulla sua connessione. Io direi di provare, magari tengo la parola giusto per qualche minuto. Rilanciando quello che dicevamo nell'introduzione un attimo fa, nel senso che è veramente molto interessante l'iniziativa del Comune di Palermo, anche perché a mio avviso, adesso mi auguro che il dottor Ledone riesca a trovare un wifi sufficientemente robusto per riuscire a riconnettersi, però è interessante il modo in cui è stata costruita, nel senso che è in perfetta aderenza al principio di open government che prevede appunto la collaborazione tra un'istituzione, tra una pubblica amministrazione e membri della società civile, in questo caso Parliament Watch, loro sono riusciti a creare questo meccanismo virtuoso che ha permesso appunto di non solo partecipare il 14 di agosto, immagino in una Palermo quantomeno fosa a rispettare la data di scadenza del bando di OGP, ma anche a vincerla, a partecipare e quindi essere inclusi in questa iniziativa che almeno per l'Italia è abbastanza sperimentale, nel senso credo che non sia neanche a livello internazionale, non vi saprei dire il numero preciso, ma non credo che siano tantissime le città che hanno in qualche modo sono riusciti a mettere su la macchina organizzativa che permettesse di partecipare al bando. Detto questo, io credo di intravedere il dottor Ledon ancora una volta in aula, a cui chiederei, proprio come ha fatto prima, di tornare ad aprire la sua webcam e il suo microfono, perché lo abbiamo perso per un istante. Eccolo qui. Sì, vi chiedo scusa, non so cosa sia accaduto. Io sono stato improvvisamente buttato fuori dalla porta. Mi ha detto: la stanza ti rifiuta. Va bene, ritorno allora. No, no, Ritorno e è assolutamente. certamente riduco. Diciamo, in questo momento Palermo è stata l'unica amministrazione locale ad essere stata selezionata in tutto il territorio nazionale a far parte di questa esperienza. In sostanza, questo è certamente un segnale di assoluta novità nello scenario nazionale e probabilmente ci permette di aprire una strada nella quale poi tante altre amministrazioni locali potranno inserirsi per avere uno scenario internazionale. Sostanzialmente il modello della comunità OGP Local è quello che su scala nazionale ha portato all'elaborazione del piano di azione per l'open government. Questo è stato il risultato di un processo cosiddetto di co-creazione promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuato tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile e anche degli enti locali. Ricordo che anche lo stesso Comune di Palermo fa parte del piano di azione per l'open government gestito dalla Funzione Pubblica, che oggi è arrivato alla quarta edizione e ovviamente diciamo, si pone come sicuramente modello nazionale di relazioni in questo processo. Per adempiere compiutamente ai compiti che la partecipazione OGP Local richiede, è stato istituito formalmente il forum del governo aperto, i cui lavori sono iniziati nella giornata del 18 di maggio. Il forum sarà chiamato a riunirsi in tavoli di discussione tematiche e diventerà lo spazio destinato proprio all'elaborazione di politiche d'azione condivise, che sono al contempo impegni formali che l'amministrazione di Palermo dovrà adottare e portare a termine nei tempi che ora, nei tempi che ora vedrete. Che cos'è sostanzialmente? Il forum sarà uno spazio strutturato, immaginato per la co-creazione, in cui raccogliere i vari interlocutori. Da chi sarà composto? Dai rappresentanti della protezione civile, del mondo universitario, associazioni di categoria, ma abbiamo pensato, è stata una scelta voluta, anche da singoli cittadini che non rappresentino categorie. Che cosa fa? Lavora attivamente in riunioni tematiche per la definizione di varie proposte. Queste proposte saranno poi selezionate, vagliate e infine inserite nel piano di azione,
locale. I principi regolatori del forum. Ci saranno riunioni che si terranno periodicamente per 4 settimane consecutive alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione locale, ma saranno moderate da un componente di Pagament Watch Italia, che è l'associazione co-partner del progetto. Il Comune di Palermo ha stipulato un protocollo con Pagament Watch Italia proprio per come dire, gestire supportare tutto il processo del forum. Vi saranno degli ordini del giorno che saranno comunicati in anticipo e vi sarà una pubblicità dei lavori perché saranno pubblicati online tutti gli esiti della consultazione. Vi sarà una massima inclusione perché le organizzazioni della società civile interessate a partecipare ai lavori potranno chiedersi in qualsiasi momento di aderire al forum e diciamo, la parola diciamo, forte di questo processo, di questa esperienza è co-creazione, cioè ciascun partecipante potrà manifestare i propri diciamo, propositi, i problemi legati alla propria realtà e formulare proposte che il Comune prenderà in considerazione al momento dell'elaborazione del piano azione locale. In che cosa consiste? Il forum darà un apporto significativo per l'elaborazione del piano, che conterrà ovviamente una visione strategica di amministrazione aperta, perché il tema è amministrazione aperta, ovviamente, ma soprattutto il processo di stesura interno al forum avrà l'obiettivo di costruire nel concreto, sì, un piano ambizioso, ma con un numero contenuto di azioni, si immagina da un minimo di 3 ad un massimo di 5, e queste azioni verranno ovviamente selezionate con modalità aperta e partecipata. Il documento finale sarà il risultato ovviamente dell'incontro tra le varie indicazioni provenienti da tutti i componenti. I tempi. 18 maggio 2021, prima riunione del forum già avvenuta in cui sono stati presentati l'impegno dello GP Local e le modalità di funzionamento del forum. Il 25 maggio inizia il percorso dei cosiddetti tavoli di discussione e ovviamente ci saranno diciamo, già delle proposte, dei documenti o comunque interventi anche all'impronta. Tutto questo sarà ovviamente censito e verrà recensito perché verrà reso noto a tutti. Dall'11 giugno al 23 giugno, una volta che saranno conclusi tutti diciamo, i lavori dei tavoli, vi sarà una prima bozza del piano di azione. Questa prima bozza del piano di azione, che sarà ovviamente diciamo, una co-creazione tra diciamo, governo locale e forum, verrà poi pubblicato per una fase di consultazione pubblica in cui tutti i membri della società civile, anche quelli che non hanno partecipato naturalmente, per certi versi mi verrebbe anche da proporre ancora di più quelli che non hanno partecipato, saranno invitati a presentare le proprie osservazioni in vista della redazione definitiva del piano. Il 31 di luglio, sempre 2021, vi sarà la versione definitiva pubblicato ufficialmente sul sito web dell'amministrazione e ovviamente in tutte le altre forme in cui sarà deciso che venga pubblicato. Dopodiché dal 1 agosto 2021 al 30 giugno 2022 vi sarà tutta la fase di attuazione, sono 11 mesi esatti, anche in base alle indicazioni del IOGP Local, naturalmente International, vi sarà la fase di attuazione delle azioni secondo i tempi previsti per ciascun impegno, perché il piano avrà non solo ovviamente il tema, non solo il progetto che sviluppa il tema, ma anche i tempi, il cronoprogramma in sostanza della realizzazione del progetto medesimo. Le azioni saranno via via sottoposte a un'attività di costante monitoraggio e potrà essere seguita sia attraverso il sito del Comune di Palermo, dove verrà costantemente aggiornata la situazione e dove è stata creata anche una sezione specifica, e in più ci saranno anche gli uffici comunali competenti che sono stati preparati a fare questa operazione di supporto e anche di monitoraggio. Diciamo che l'OGP nazionale ha una decina di temi su cui lavorare, però OGP Local ha sviluppato una particolare attenzione e chiede di sviluppare anche a livello locale una particolare attenzione su 3: democrazia partecipativa, accessibilità dei dati, trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. Questi 3 temi, vediamoli un attimo più da vicino.
Noi ci stiamo chiamando Palermo Città Aperta perché in realtà facciamo parte di una regione che, fra le tante cose anche che insomma spesso le vengono imputate, ma ha anche una, delle belle iniziative. Una di esse è la legge 5 del 2014, che all'articolo 6,1 prevede che ogni anno la regione assegni il 2% delle risorse regionali ai comuni e che questi comuni siano tenuti a impiegarli attraverso forme di democrazia partecipata, dunque coinvolgendo i cittadini nella scelta dei progetti da realizzare. Addirittura dal 2015 è stato introdotto uno strumento per rafforzare la cogenza di tale vincolo di destinazione, addirittura insomma, viene recuperata l'importo assegnato qualora non sia stato correttamente speso, non sia stato speso per tutto. In sostanza si perdono le somme. E vediamo dunque questo tema che è incluso all'interno, diciamo che la finalità di questa legge regionale, che è la democrazia partecipativa, che è uno dei tre temi proprio di OGP Local. L'amministrazione comunale di Palermo non inizia ora naturalmente, ma inizia nel 2015 quando ha approvato le linee guida per la regolamentazione della partecipazione cittadina alle scelte dell'amministrazione. Sono delle linee guida molto interessanti che appunto possiamo poi mettere anche a disposizione, ma che erano un primo livello di strutturazione del percorso partecipativo diffuso, come lo abbiamo chiamato. Questa partecipazione ovviamente deve essere, come dicevamo, strutturata e questa è una cosa estremamente importante. È importante stabilire altresì quanto dura il percorso di partecipazione, le regole che sovrintendono la partecipazione, gli strumenti da utilizzare e le modalità previste per fornire diversi contributi. Senza questi strumenti la parola partecipazione o democrazia partecipativa francamente non ha particolarmente senso. Poi è intervenuta una circolare regionale del 2017 che ha complicato un po' le cose perché le risorse non sono state più date per sostenere i processi partecipativi, ma per realizzare le opere, dicendo io ti do questi soldi, io regione do a te comune questi soldi, solo se tu diciamo, realizzi un'opera che è stata preceduta da un percorso partecipativo. Qual è il problema fondamentalmente, purtroppo? Che questa soluzione interpretativa, dando i soldi per l'opera e non per il processo partecipativo, ha reso più difficile il finanziamento diciamo, degli strumenti che servono per il processo partecipativo, perché non è sempre un fatto di mero volontariato. Dunque, diciamo che questa interpretazione regionale del 2017 ha complicato un po', diciamo, i percorsi di partecipazione presso tutti i comuni dell'isola, che comunque hanno continuato in gran parte. Inoltre nel 2019 è stato pure imposto che ogni comune debba dotarsi di un regolamento per la spesa di questi fondi e questo è visto come uno strumento posto a tutela del processo partecipativo. La Giunta ha già adottato già nel 2017 un regolamento per l'utilizzo delle somme con forme di democrazia partecipata e questo regolamento prevede un processo partecipativo ben strutturato, cioè sono state riprese le linee guida di cui ho parlato poc'anzi e sono state inserite all'interno di una regolazione generale che consenta, diciamo, una strutturazione forte dei processi partecipativi locali. La Giunta ogni anno individua tre tematiche su cui destinare anche le risorse regionali. Diciamo che l'amministrazione avvia una serie di percorsi che individuando il budget, individuando i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, le modalità di espressione attraverso i tavoli tematici e il termine entro i quali i soggetti possono far pervenire le loro proposte. Se vogliamo, per certi aspetti si avvicina appunto al forum dell'OGP Local ed è per questo che noi eravamo già pronti per realizzarlo. Poi ci sarà una consultazione, una valutazione delle proposte da parte degli uffici e poi ovviamente ci sarà una pubblicazione definitiva di questi percorsi. Pertanto il regolamento già prevedeva in nuce quello che oggi stiamo realizzando con OGP Local. È molto bello un tema che era stato posto nella regolamentazione, che era anche il cosiddetto documento della partecipazione nel cui far confluire le proposte e le osservazioni dei cittadini. Se ci pensate, il documento della partecipazione in cui far confluire le proposte dei cittadini non è altro che il piano di azione locale visto dal punto di vista di OGP Local. Perciò da questo punto di vista, ancora, e mi ripeto, il Comune di Palermo era perfettamente coerente con questo percorso.
Perciò il forum può considerarsi una valida occasione per stimolare un confronto costruttivo tra società civile e decisori politici, i quali sono i soggetti formalmente investiti poi del compito di adottare lo strumento funzionale all'utilizzo delle somme regionali. In sostanza, se si riesce ad approvare anche il regolamento nella sua interezza, si riesce anche a utilizzare le somme previste dalla regione. Questo era un percorso. Il secondo percorso era quello della trasparenza nelle procedure a evidenza pubblica. Da questo punto di vista, già il Comune di Palermo, con la delibera della Giunta Comunale numero 47 del 25 febbraio 2020, aveva già adottato l'ipotesi del cosiddetto patto di integrità avanzato. E per patto di integrità, voglio ricordarlo qui velocemente, si intende l'accordo tra un'amministrazione giudicatrice e gli operatori economici attraverso i quali ciascuno dei vari partecipanti assume nell'ambito della propria competenza l'impegno a realizzare un'azione di contrasto alla criminalità. Come però lo fa questo contrasto alla criminalità? Un modo per farlo era quello sostanzialmente di accettare che una frazione della società civile abbia la possibilità di seguire da vicino per esempio i lavori, nel caso in cui si tratti di un appalto di lavori, diciamo le attività legate alla contabilizzazione, legate a eventuali subappalti e così via. In sostanza un monitoraggio civico. Questo monitoraggio civico sostanzialmente dovrebbe essere un percorso che non è in contrasto, che è in sostegno, in forza della pubblica amministrazione, e non è mai visto come un elemento di come posso definirlo, a sua volta di controllo sulla pubblica amministrazione controllante. Anzi, serve ad aumentare la fiducia dei cittadini nella autorità, perché i cittadini si pongono a servizio dell'autorità per potenziarne l'azione. Da questo punto di vista, pertanto, diciamo, si dovrebbe tentare di portare un coinvolgimento forte della società civile, seppure non facile, nell'attività di monitoraggio ed attività amministrativa. Dunque, il forum lavorerà per la realizzazione di altre sfide, ma fondamentalmente abbiamo parlato prima di democrazia partecipata e, diciamolo pure, anche di attività. In questo caso di anticorruzione, che è il monitoraggio partecipato. Bene, quello che è più importante tra queste parole, più che i sostantivi democrazia e anticorruzione, è l'aggettivo partecipata. Questo è estremamente importante e crediamo che questo debba essere l'elemento fondamentale su cui puntare. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e comunque eventualmente le slide sono a vostra disposizione. Grazie dottor Le Donne per questa testimonianza del tanto lavoro che state facendo, ma di come poi il lavoro sia concreto perché si traduce in strumenti organizzativi, come lei ci ha rappresentato, oltre che strumenti e l'opportunità di partecipazione. Quindi sì, le parole sono importanti, però dietro alle parole ci sono dei contenuti. Un'altra amministrazione che lavora tanto sui temi che qui ci appassionano è il Comune di Milano, quindi io do subito la parola al dottor Di Parini, a Lorenzo Di Parini, che è l'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data. Prego, dottor Di Parini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo investito così tanto sui temi dell'amministrazione aperta, della partecipazione e della trasparenza da creare una struttura, un'articolazione politica, un assessorato che si occupasse di presidiare proprio questi temi in modo trasversale attraverso le direzioni, gli assessorati e tutte le funzioni che segue il nostro comune, proprio per portare un contributo fattuale in termini di metodologia e di applicazione dei principi generali alle pratiche del comune in questi ambiti. Devo dire che è stato molto utile trovarsi, quindi non solo per fare appunto gli adempimenti, che pure sono molto importanti, ma per portare una visione culturale e politica su questi temi all'interno dell'amministrazione. Ecco, devo dire, una delle cose importanti che abbiamo trovato è stato proprio questo contesto dell'amministrazione aperta all'interno dell'Open Government Partnership e del quarto piano d'azione nazionale, dove abbiamo potuto trovare degli interlocutori a livello nazionale,
livello di forum della società civile e a livello di realtà omologhe che in Europa o nel mondo si pongono gli stessi problemi, quindi c'è una data la possibilità di scambiare migliori pratiche, come si dice, ma anche trovare un supporto spesso metodologico o culturale su questi temi che spesso sono considerati dei temi di nicchia o che si scontrano con, diciamo, abitudini e consuetudini che in alcuni casi rendono difficile approcciare questi temi. Quindi bisogna anche un po' forzare per riuscire ad imporre l'importanza e la rilevanza di questa materia. Ecco, noi all'interno del quarto piano d'azione e di quello fatto in precedenza, perché ormai è da più di 5 anni che siamo parte di questa famiglia dell'Open Government, abbiamo preso degli impegni e li abbiamo portati avanti e tra questi alcune cose particolarmente, insomma, che ci hanno contraddistinto nel lavoro di questo periodo. In particolare abbiamo sperimentato un'agenda pubblica degli incontri, modo di rendicontare quelle che sono le persone che nell'arco della giornata del lavoro e degli impegni istituzionali hanno un confronto con l'assessorato o con i dirigenti che lavorano con noi e quindi abbiamo messo online in open data tutti gli elenchi delle realtà che si sono accreditate, che sono venute a interagire con il Comune di Milano. Abbiamo tirato fuori poi chiaramente dei grafici, delle considerazioni, delle valutazioni da queste cose. Ovviamente i primi portatori di interesse rispetto ad un assessorato, rispetto al Comune, sono chiaramente i cittadini nelle loro diversi tipi di organizzazione, di articolazione, dalle associazioni più grandi alle social street, alle realtà informali che sono molto importanti anche nei nostri comuni. Abbiamo lavorato sulla trasparenza perché riteniamo che la trasparenza e tutto quello che abbiamo fatto con l'implementazione dei dati aperti siano sostanzialmente propedeutici a sviluppare un dibattito pubblico informato e quindi una partecipazione di qualità e consapevole a vantaggio dei cittadini e a vantaggio della qualità delle politiche che riusciamo a fare come amministratori. Quindi abbiamo creato degli indici per misurare innanzitutto le nostre performance in materia di trasparenza, che sono migliorate molto dall'avvio del mandato in poi, e abbiamo iniziato a rilasciare tantissimi open data, quindi nel giro di qualche anno abbiamo incrementato decisamente la quantità di informazioni che sono disponibili sul nostro nuovo portale, ma abbiamo lavorato soprattutto sulla qualità. L'obiettivo finale di questo lavoro era fare in modo che i dati parlassero a tutti, non fossero disponibili solo per le persone che avessero delle competenze specifiche o lavorassero con i dati. Devono essere dei dati che possono essere interrogati, domandati con linguaggio naturale o attraverso le procedure visuali guidate che ci agevolano a consultare delle cose anche complicate, come il bilancio. Il bilancio è forse il documento più importante per descrivere la salute, lo status, l'impegno di un ente o di qualsiasi realtà, da dove vengono le risorse, dove vengono impiegate. Il progetto Open Bilancio è uno di quei progetti nell'ambito dei dati aperti dell'Open Data che ci ha consentito di rendere facile l'interrogazione di questi dati e la lettura, quindi passare dalle tabelle che pure c'erano a delle strategie di questo genere. Ecco, il Geoportale è un altro prodotto che abbiamo messo a disposizione di tutti, quindi è l'informazione geografica su mappa che ci consente oggi di avere oltre 300 mappe per consultare l'informazione geografica, che è una di quelle più semplici e più conosciute perché ce l'abbiamo tutte nei cellulari che portiamo in giro, che consultiamo spesso per cercare informazioni, percorsi, ubicazioni di servizi. Noi ci abbiamo messo sopra anche il patrimonio immobiliare, che va ben oltre i confini del nostro comune, ma anche il patrimonio del verde. Ogni singolo albero può essere identificato, visualizzato, vedere la specie, gli anni, l'età, l'ombra che fa, l'acqua che beve, e sta evolvendo questo strumento verso degli strumenti complessi di interrogazione dei dati, quali la mappa dei quartieri, che è il primo passo verso il portale unico del dato che metterà insieme il portale statistico, il portale open data,
il portale geografico in un unico strumento di interrogazione e di navigazione dei dati. Qua si vede un esempio, la nostra mappa divisa per 88 quartieri, con la possibilità di andare ad indagare per serie storiche dagli anni 90 a oggi e per parametri che sono quelli della statistica, che viene comunicata anche a Istat, e appunto per quartiere, alcuni parametri della popolazione residente. Questa è una modalità che si può costruire sulla base della navigazione di ogni singolo utente per navigare i dati e poi eventualmente scaricarli. Ecco, la partecipazione deve essere fondata sui dati e sulle regole che devono mettere degli standard. E allora noi abbiamo avuto un approccio che è passato dalla sperimentazione alla codificazione. Quindi abbiamo cercato di lavorare su molte esperienze di partecipazione. I comuni sono stati campioni in questi ultimi anni di esperienze fatte con l'ascolto e la democrazia partecipativa deliberativa con i propri cittadini. Abbiamo rilanciato due edizioni del bilancio partecipativo con oltre 15 milioni di euro messi a disposizione di 300 progetti, in questo caso dell'ultima batteria di progetti, 12 di questi sono stati selezionati, nati dal basso, proposti dal basso, selezionati, oggi sono in fase di realizzazione in città, con quasi 30.000 cittadini coinvolti con una doppia procedura, un doppio binario analogico-digitale. Abbiamo introdotto a livello locale la disciplina del dibattito pubblico sul modello francese, che è stato recepito nel codice degli appalti che veniva citato per discutere di grandi opere. A Milano grandi opere vuol dire per esempio il progetto di riaprire i Navigli nel centro della città per tornare ad una visione, forse non è noto a tutti, ma diciamo, Milano aveva una conformazione molto più simile a Venezia che ad altre città italiane o europee con chilometri di canali nel centro storico. Questi canali in alcuna parte sono ancora oggi visitabili e fanno parte dell'attrazione turistica della nostra città, per un'altra numerosa parte invece sono stati interrati. Ecco, però esistono ancora in sottosuolo e c'è la possibilità di riaprirli. È uno dei progetti che stiamo portando avanti e che è stato sottoposto a questa forma di dibattito informato che ci ha consentito di cambiare in modo sostanziale anche la visione di questo progetto, non più solo come un intervento, diciamo, storico, paesaggistico, ma soprattutto come un intervento basato sulla sostenibilità ambientale e la riscoperta di una dimensione di sostenibilità al centro della città. Abbiamo trattato, digitalizzato tutti i processi di partecipazione, come quello sul piano di governo del territorio. Abbiamo poi affrontato il tema della ripartenza dopo la pandemia, discutendola con i cittadini. Anche qui migliaia di proposte e di azioni che sono state portate attraverso dei percorsi codificati. L'ultimo in termini di tempo è il piano area clima, che è lo strumento che risponde all'emergenza ambientale e alla dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale. Abbiamo fatto molti incontri e soprattutto abbiamo sperimentato nuovi strumenti come la Citizen Assembly, 50 milanesi estratti a sorte in Francia, c'è stata la Convention sur le climat di Macron, da noi abbiamo estratto 50 milanesi, che ci ha dato la possibilità di lavorare su una piattaforma deliberativa sulle soluzioni per fare queste politiche e che per la prima volta ci ha consentito di creare un campionamento statistico della popolazione residente per coinvolgere anche quei gruppi refrattari alla partecipazione. Abbiamo un 20% di popolazione residente di cittadini stranieri che sono quelli che con meno intensità partecipano a questi percorsi. Ecco, estraendo a sorte siamo riusciti a coinvolgere anche questi gruppi. Il tutto è stato poi, il tempo credo che sia stato di essere partiti per tempo, ci ha dato la possibilità di mettere in pratica anche una sostanziale digitalizzazione dei processi di partecipazione in occasione di questa pandemia che ha cambiato molto le relazioni. Il portale Milano Partecipa è lo strumento che attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, cioè lo standard per l'accesso e la relazione con la pubblica amministrazione a tutti i livelli italiani, è stato messo a disposizione di una piattaforma di relazione e di collaborazione per discutere delle politiche sulla base di standard, cioè persone certe, perché queste persone sono identificate tramite SPID e sono integrate con la nostra banca dati dell'anagrafe del comune, che interagiscono sopra un ambiente dove possono leggere tutta la documentazione a disposizione, gli open data, i testi, delle cose,
e presentare delle osservazioni e delle proposte che vengono non più solo ricevute dall'ente, ma sono consultabili e chiunque le può leggere e può anche migliorarle, ribadirle, aprire una discussione. In questo senso è collaborativa. Ecco, qua sopra noi abbiamo portato la discussione più in area clima, del nuovo codice di comportamento del Comune di Milano, della classificazione acustica e porteremo anche tutte le nuove percorsi partecipativi che faremo. Tra le cose che abbiamo fatto, la disciplina dei patti di collaborazione, programma piazze aperte di rigenerazione urbana, ma soprattutto il nuovo regolamento di partecipazione, e con questo concludo, che è lo strumento che tutte queste sperimentazioni e tutta questa visione va a condensare in un sistema di regole, di standard, che ci deve dare la possibilità di replicare queste esperienze in che modo? Innanzitutto con la possibilità non solo di avere una partecipazione proposta dall'amministrazione, ma anche su richiesta dei cittadini dal basso attraverso un sistema di raccolta firme digitali che abbiamo messo proprio sulla piattaforma online. E poi di creare dei percorsi flessibili, ma che abbiano delle caratteristiche di trasparenza, scalabilità, di accessibilità comuni che ci possono dire di fare una partecipazione di qualità informata su tutte le politiche di interesse dell'amministrazione da una parte e dei cittadini dall'altra. Il contesto, e chiudo tornando all'inizio, è molto importante perché credo se riusciremo a stabilire anche a livello nazionale, anche dal nostro confronto, degli standard comuni, che sia l'utilizzo per esempio del sistema SPID, che sia l'utilizzo di piattaforme digitali che siano in un qualche modo interoperabili e siano degli standard comuni riconosciuti, che mettiamo a punto dei processi che ci diano la possibilità di riconoscere, per esempio, le firme digitali o per esempio il fatto di poter remunerare i cittadini che partecipano alle assemblee dei cittadini estratte sorte. Ecco, sono tutte questioni che potrebbero essere oggetto di una legge organica sulla partecipazione che a partire dalle esperienze, magari di qualche città, possano andare a creare un unico ecosistema, un unico standard di partecipazione a livello nazionale, ma riconosciuto e forte, in modo che i cittadini possano sapere quali sono questi strumenti, queste possibilità nelle loro mani e quindi servirsene ovunque si trovino in tutta Italia. Grazie. Grazie Assessore per questo suo intervento. Davvero si percepisce, oltre alla significatività delle iniziative, come per il Comune di Milano questa sia una politica. Del resto il fatto che sia presidiata da un assessorato naturalmente costituisce un valore aggiunto, ma anche per l'appello, tra virgolette, finale, un po' da locale chiama centrale, cioè dalla necessità di coordinarsi su queste politiche, che è lo spirito in effetti che dovremmo continuare a coltivare con le iniziative di Open Government Partnership. Do la parola adesso alla dottoressa Sabrina Franceschini, che è responsabile dell'area partecipazione della Direzione Generale Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna. Siamo andati un po' lunghi perché le cose interessanti da ascoltare erano tante, ma chiederei un po' di pazienza ai nostri partecipanti e alla dottoressa Franceschini tutta la tranquillità per fare il suo intervento. Grazie. Sabrina, non ti sentiamo in questo momento, forse dovresti... intervengo anche a video, semplicemente per dire... Perfetto, adesso ti sentiamo. Ok, Vai grazie, pure. scusate. Allora, buon pomeriggio Figurati, a grazie a te. tutti, grazie per l'invito. Dunque, io in realtà, insomma, arriverò fino in fondo a dirvi qualcuna delle cose che facciamo, perché sì, la Regione Emilia-Romagna lavora molto sulla partecipazione, abbiamo una legge da quasi 10 anni. Però insomma il mandato che ho avuto oggi è di parlarvi di un aspetto delle cose che facciamo, cioè il fatto che abbiamo comunque abbracciato un metodo di lavoro che riguarda proprio la coprogettazione anche delle nostre attività. Quindi, come dire, parliamo di meta partecipazione. Questa insomma è un'immagine che vorrebbe essere chi mette, no, lo strutto che mette la testa sotto la sabbia. Mi è piaciuta molto questa immagine. Perché appunto quello da cui vorrei partire è un po' questo, no? Cioè tutte le ragioni che vengono molte volte avanzate per non fare coprogettazione, cioè
quando si tratta appunto di scrivere un progetto, molte volte ci sentiamo dire, o pensiamo anche, che in qualche modo non abbiamo bisogno di contributo di altri, perché nessuno meglio di noi sa quali sono i problemi che dobbiamo affrontare, abbiamo i migliori progettisti. Qui parlo anche veramente, perché molte volte i temi che noi affrontiamo sono oggettivamente temi anche che hanno dei contenuti tecnici, quindi che richiedono un sapere specialistico molto importante, oppure anche semplicemente che si pensa, questo vale anche in generale per i processi partecipativi, che non ci sia abbastanza tempo, che la partecipazione, la coprogettazione ci facciano perdere del tempo rispetto alla realizzazione dei progetti. A volte anche se no, come dire, semplicemente non siamo capaci di farlo, non abbiamo le competenze, non abbiamo le risorse per farlo e quindi non lo facciamo. Però io credo che ci siano almeno due importanti ragioni per cui valga la pena invece di agire in una logica di coprogettazione. Una è quella della complessità, la complessità delle sfide che ci troviamo ad affrontare giorno per giorno. Nell'ultimo anno e mezzo direi che ne abbiamo avuto insomma una prova assolutamente evidente, ma direi che oltre insomma a questa sfida che forse faticosamente incominciamo insomma a gestire, la grandissima sfida che abbiamo davanti è sicuramente quella del cambiamento climatico, per fare insomma un esempio su tutti. Allora, la complessità in generale dei problemi che oggi si trovano pubblica amministrazione a dover affrontare e gestire è tale per cui c'è bisogno del contributo di tutti in qualche modo. L'altro aspetto è quello dell'incertezza. Incertezza di nuovo rispetto a quelle che sono anche le scelte più giuste, quindi non esistono delle ricette valide per rispondere appunto alle sfide che ci troviamo davanti, e in questo clima di incertezza in qualche modo ribadisco c'è bisogno del contributo di tutti. Qui ho trovato, come dire, una citazione di qualcuno di molto molto più autorevole di me, ma che ha detto qualcosa di, anche se volete, di assoluto buon senso, ma che delle volte ci dimentichiamo. Il senso di progettare insieme è un po' tutto in questa citazione. Cioè, noi sappiamo delle cose, gli altri sanno altre cose. Sicuramente se mettiamo insieme le nostre conoscenze, le nostre competenze con quelle degli altri, possiamo ottenere qualcosa maggiormente di valore. Ma dico, torniamo con i piedi per terra, no? Quasi, qui c'è l'immagine dell'allunaggio, perché poi questo è un termine che oggi insomma portare a terra, no, i ragionamenti, i progetti, è una terminologia anche che piace molto. Cosa vuol dire portare a terra questo ragionamento per me? Vuol dire parlare di modelli di coprogettazione. Coprogettazione si può fare tra tanti soggetti diversi. Il primo livello però che voglio sottolineare è proprio l'importanza di lavorare dentro le organizzazioni. Noi cerchiamo di farlo molto, e quindi il mio ufficio, per intenderci, quando deve andare a gestire un'iniziativa di partecipazione, lo fa cercando di costruire quella stessa iniziativa con altri settori dell'organizzazione. Questo consente di riuscire anche a lavorare meglio in modo integrato, sviluppare progetti trasversali, però non progetti che noi pensiamo, spieghiamo e proponiamo agli altri, ma progetti che nascono veramente assieme. L'altro livello è quello tra diverse amministrazioni locali. Noi siamo una regione, per noi è molto importante lavorare insieme alle amministrazioni locali, ed è molto importante quindi anche sviluppare progettualità insieme. Una progettualità appunto che si costruisce scrivendola assieme, insomma, non semplicemente un qualcosa di nuovo che noi pensiamo e proponiamo alle amministrazioni locali. E poi ovviamente c'è il tema della coprogettazione con i cittadini e gli stakeholder. Questo significa non solo partecipazione, quindi progetti di partecipazione in cui naturalmente si coinvolgono cittadini e stakeholder, ma di nuovo meta partecipazione, cioè l'idea che anche un processo partecipativo si possa andare a codefinire insieme a quelli che sono poi gli attori che dovranno comunque agire e realizzarlo. E alcuni elementi riguardo al processo di coprogettazione. Intanto una cosa che io dico sempre anche rispetto al perché attivare o meno un percorso di partecipazione, secondo me è sempre importante partire da un problema o quantomeno da un bisogno. Cioè l'apertura, al di là naturalmente, se parliamo di trasparenza, questa è sempre non solo opportuna ma dovuta, per come la vedo io. Però l'idea di arrivare a una coprogettazione piuttosto che di attivare un percorso partecipativo deve partire da un qualcosa di molto concreto. Io penso sempre che solo se si parte da qualcosa di concreto, cioè appunto un problema, un bisogno a cui dobbiamo rispondere, poi saremo portati o tenuti a utilizzare quello che emerge da quel percorso di coprogettazione. Il secondo aspetto che ho voluto sottolineare è il tema della progettazione, cioè anche il percorso di coprogettazione
amministrazione è un progetto, se si decide di agire in questo senso, è importante che anche la progettazione della coprogettazione sia fatta con rigore. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo è quello che distingue quello che è normalmente la gestione di un progetto, perché in un progetto sempre si lavora insieme, si coinvolgono magari le altre persone, si coinvolgono degli esperti, ma se pensiamo di scrivere un progetto in una logica di coprogettazione, anche quello è un progetto a sua volta, cioè dobbiamo pensare a avere delle risorse, per esempio, quindi il tempo, cioè dobbiamo prenderci il tempo di andare a coprogettare. Dobbiamo individuare quelli che sono gli attori chiave della coprogettazione, cioè chi non può mancare. Perché è importante che non ci dimentichiamo di qualcuno? Come in un classico processo partecipativo, perché chi non avremo coinvolto sicuramente è qualcuno, intanto ne perdiamo naturalmente le potenzialità, ma può essere qualcuno che poi si mette anche di traverso banalmente, no? Quindi anche dentro le amministrazioni è molto importante andare a coinvolgere fin dalla fase di progettazione quelli che sono appunto gli attori chiave rispetto a quelli che sono i nostri obiettivi. E poi queste relazioni vanno curate perché il processo di coprogettazione è un processo nel quale appunto si deve lavorare gomito a gomito, si deve costruire un clima di fiducia e di collaborazione, quindi la cura delle relazioni è fondamentale. Qualche volta ho scritto riprogettare, cioè lasciamo spazio alla creatività. Se stiamo coprogettando un percorso partecipativo è perché appunto pensiamo di non avere già tutte le risposte. Quindi dobbiamo naturalmente, come sempre, sederci al tavolo con un'idea, con un obiettivo, con le idee chiare su quello che vogliamo raggiungere, ma dobbiamo essere assolutamente poi disponibili ad accogliere quelle che sono anche idee alternative o diverse. Anzi, più sono proposte a cui non avevamo pensato, più c'è un valore in quello che stiamo facendo. E poi ho voluto sottolineare, come ha fatto già alcuni colleghi che mi hanno preceduto, il tema della misurazione e della valutazione. Anche in un'azione di coprogettazione è importante che poi noi alla fine andiamo a capire se quel processo è stato efficace, se effettivamente ci ha aiutato come l'obiettivo per cui lo facciamo ad andare a realizzare un progetto migliore e che ha maggiori possibilità di successo. Quindi il processo di misurazione e valutazione è sempre un qualcosa che dobbiamo fare in una logica anche, no, incrementale di miglioramento continuo. È andata molto veloce, vedo che ho ancora un sacco di tempo, benissimo, perché qui invece, ecco, finalmente, quindi insomma, l'abbiamo fatto, sì, lo facciamo continuamente, lo facciamo quando? Lo facciamo quando dobbiamo coprogettare processi di partecipazione regionale. E qui veramente spaziamo da politiche anche molto diverse. Adesso qui in uno di questi bolloni vedete un processo che stiamo realizzando in questo momento che si chiama Che Costa Sarà, per esempio. Questo è un processo che si pone l'obiettivo di andare a definire alcune linee guida per un piano costa, quindi tutta la costa adriatica che per noi appunto diciamo una zona assolutamente strategica naturalmente per la regione Emilia Romagna. Allora, in questo caso, come per altri, in un altro bollone abbiamo invece per esempio l'esempio di un processo partecipativo che riguarda il piano di gestione del rischio di alluvioni, quindi come vi dicevo temi anche molto tecnici, ma prima di uscire con un processo partecipativo rivolto ai cittadini e stakeholder abbiamo lavorato molto a lungo con delle governance tra l'altro molto complesse, perché qui siamo nell'ambito della difesa del suolo, quindi non solo l'amministrazione regionale, ma la protezione civile, piuttosto che le amministrazioni locali. Quindi un intenso processo di coprogettazione di quelli che potevano essere i temi, i linguaggi da utilizzare, per esempio, nel percorso partecipativo, i canali, gli strumenti. In questo modo, siamo solo dopo aver fatto questo percorso, siamo arrivati, diciamo, a presentarci al nostro pubblico esterno. L'altro progetto importante che portiamo avanti da anni e che è nato a sua volta da un processo di coprogettazione è la comunità di pratiche partecipative. Questa comunità di pratiche mette insieme, tiene insieme, o meglio, chi vuole e chi ha voglia e si sente di condividere delle cose partecipa a questa comunità, che è il luogo nel quale principalmente, tra l'altro, codefiniamo e coprogettiamo le cose da fare. Per esempio il programma formativo. La nostra legge dice, tra le altre cose, che ogni anno impegniamo delle risorse, un programma formativo per sviluppare le competenze in termini di partecipazione nelle amministrazioni locali dell'Emilia Romagna. Quest'anno, per il secondo anno, abbiamo coprogettato con la comunità di pratiche partecipative proprio le tematiche sulle quali lavorare. Quindi è stata una rilevazione in qualche modo dei fabbisogni formativi prima di andare a definire il programma formativo.
Un altro percorso, insomma, molto interessante che abbiamo fatto è stato un percorso di co-design. Quindi il co-design è una metodologia comunque di coprogettazione. Tra l'altro l'abbiamo fatto naturalmente totalmente in digitale, quindi vedete che stiamo utilizzando per esempio Mural. C'è da dire che insomma, questa accelerazione che ha avuto anche la digitalizzazione della partecipazione nell'ultimo anno ha fatto sì che ci siamo poi resi conto che all'inizio ci sembrava di perdere naturalmente tantissimo e tanto si perde nella distanza. Però ci ha, come dire, costretto appunto a fare un'accelerazione sull'utilizzo invece di piattaforme, tecnologie abilitanti che sono estremamente utili anche nella progettazione della partecipazione. Quindi in questo caso appunto è stato un progetto di co-design con il quale siamo arrivati a definire una strategia per una nuova piattaforma di democracy, che peraltro insomma la scelta dal punto di vista tecnologico è comunque, ha individuato comunque Indesi Link nella piattaforma che usa anche il Comune di Milano e con i quali tra l'altro stiamo cercando in qualche modo anche no, di dare vita a una community italiana di utilizzatori di questa piattaforma già in uso peraltro insomma dal governo, vedo che qualcuno ha messo anche giustamente il link nella chat, e quindi in questo caso un percorso di co-design che ha coinvolto non solo molti settori dell'amministrazione regionale, ma molte amministrazioni locali, anche perché appunto uno degli obiettivi che ci eravamo dati era attraverso questo percorso era anche verificare se ci fosse comunque un interesse da parte delle amministrazioni locali a poter avere una piattaforma regionale che potessero utilizzare anche appunto per la partecipazione a livello locale. E chiudo ringraziandovi, vabbè, anche se è venerdì pomeriggio, ho messo questa nota di chiusura. Però per dire che in realtà appunto il modo migliore poi insomma per imparare anche a fare queste cose e sporcarsi le mani, noi cerchiamo di farlo sempre, quindi lavoriamo sempre in una logica di sperimentazione, che sia sperimentazione di metodologie, di strumenti o quant'altro, però come anche qui qualcuno ha già detto, questi processi sono soprattutto processi nel quale tutti gli attori imparano tanto, imparano tra di loro, proprio lavorando assieme. Mi fermo, un vero, perfetto, grazie. Grazie, dottoressa Franceschini, grazie per la testimonianza della vostra esperienza anche in termini metodologici di processo, perché poi la partecipazione all'amministrazione aperta produce strumenti come quelli che lei ci ha illustrato e come quelli che ci hanno illustrato i colleghi del Comune di Milano e del Comune di Palermo. In questo pomeriggio in effetti non abbiamo parlato di cose teoriche, ma abbiamo parlato grazie alla vostra testimonianza e anche alla comunicazione del vostro lavoro di cose fatte. E io devo dire, ma credo anche gli altri partecipanti, abbiamo ascoltato con molto interesse, ma anche un po' di invidia per le tante cose che avete già fatto, che state facendo, ma anche, come dire, per le grandi opportunità che questa politica ha di consolidarsi e di attecchire a livello nazionale, a partire proprio da queste buone pratiche. Oggi pomeriggio abbiamo dato la voce appunto a tre casi d'eccellenza, che sono quelli che ci sono stati presentati. Mi sembra il modo migliore per concludere questa settimana dell'amministrazione aperta, una settimana in cui abbiamo ritenuto di declinare il tema nelle sue diverse possibilità applicative in relazione ai contesti, in relazione alle istituzioni e settimana nella quale abbiamo ritenuto di dover dar conto delle principali esperienze per ripartire da qui. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e grazie ai colleghi delle amministrazioni regionali e comunali per il loro contributo e per la loro testimonianza. Buon pomeriggio a tutti.